La lettera di oggi è la lettera V come verità. In quest'ultimo mese ci hanno lasciato due straordinari testimoni di verità. Uno è Gennaro Bellizzi, primario di cardiologia ad Ariano, figura conosciutissima in città, impegnato nell'attività spirituale, nell'attività civile, nell'attività sociale, nell'attività politica. Era anche presidente di una importante associazione, vicepresidente di un'importante associazione avellinese che è Controvento. L'altro è Enrico Fir, un giornalista militante, attivo, che non aveva paura di nulla, che era impegnato a denunziare il malaffare in Italia e anche in questa provincia. Camorra, 'Ndrangheta erano per lui terreni di lavoro quotidiani e nulla riusciva a fermarlo, come nulla riusciva a fermare Gennaro. E avevano caratteri diversi, Gennaro un carattere più mite, Enrico un carattere più vitale, più sanguigno, ma erano due persone identiche nell'amore per la loro città e nello spirito di verità che animava. Ora noi non abbiamo bisogno di eroi, ma abbiamo bisogno di testimoni di verità. E Gennaro ed Enrico sono stati straordinari testimoni di verità. In un mondo finto, in un mondo in cui conta l'apparenza, in un mondo in cui regna l'ipocrisia, Gennaro Bellizzi ed Enrico Fierro sono due persone a cui non solo dovremmo essere riconoscenti per tutto il bene, l'affetto, l'impegno, il coraggio, la dedizione, la sincerità, la semplicità che ci hanno donato, ma che dovrebbero diventare per tutti gli avellinesi un monito costante per tutte le loro azioni.